e che Mandenun sia per un furto che hanno fatto nella villa dei Siori dove sono a servizio in via dei Giordani. E non ero nemmeno in casa quella sera. Ero fuori col mimoroso. Hanno aperto con le chiavi, non hanno sfondato la porta. Isabella ha le chiavi di tutto, delle porte, dei cassetti, i gabbiani, tutto. Iga ruba tutto, l'argenteria, i gioielli, i titoli. Quando Iga hanno preso le perizie e hanno trovato le impronte sulle serrature dei cassetti e delle porte, Iga hanno detto che erano mie quelle impronte. Ed è per questo che Megan accusa. No, il mio fidanzato non è stato interrogato. Perché lui alla sera è partito per il paese per andare a parlare del matrimonio. E io non ho godito che lui era con me. Mi ho godito che sono andata al cinema da sola. Ma poi un signor mi ha visto sul tram che non ero da sola. Ed è per questo che loro hanno cominciato a domandare. E chi era, con chi eri? Mi ho detto, ma mi non so, non mi ricordo un signor che gocono su in circolare. E come si chiamava? E, ma mi non so, Mario. E quello ancora, e su che tram? Ma mi non mi ricordo. E allora il commissario mi dice, sei stata tu, è stata colpa tua. Hai aperto tu la porta e hai fatto entrare i ladri. No, 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 mi non l'ha avvertito nessuno. Mi non l'ho fatto entrare nessuno in me perché... Vedi, se mi diceva che lui era con me, avrei sospettato. E che questi sono matti. E vanno in giro per la città, ci appalla la gente e a mette in galera così come hanno fatto con me, senza sapere. E poi il mio fidanzato non voleva che si sapesse di noi altri prima che aveva parlato con i suoi parenti. Me l'ha presentato un signor molto fine, molto per bene, un po' vecciotto. Un amico di me. Beh, no, non proprio un amico, se un signor che conosco i primi tempi. Perché mi quando sono arrivata non conosceva nessuno. Mi sono arrivata perché una mia cugina mi ha chiamato dal paese. E quando sono arrivata le mi ha detto, attenta e non farti ingannare, ti aspettano 2 giorni di libera uscita. E così uscivo il giovedì e la domenica. Uscivo e non sapevo dove andare. E così mi esentavo fuori su una panchina ai giardinetti e aspettavo, aspettavo. Un giovedì pomeriggio i bambini giocavano con la palla e si è arrivato un signor che si sentava vicino a me e la cominciò a parlare e a domandare se mi piaceva di stare a Roma e sì, mi piace. E lui, che cosa ha visto, cosa mi piace? Ma non ho visto niente, ma mi piace. E sai, parla. E poi avevamo ciappato un tram e mi ha portato a vedere San Pietro, grande, bellissima, e il Colosseo, enorme. E una domenica lui mi dice, oggi la porto a prendere il gelato a Piazza Esedra, vicino alla stazione. E così, mentre sera là, mi mesentai su una panchina a prendere il gelato, la musica suonava e si arriva un giovanotto che si sentava vicino a noi. E l'ha preso il gelato anche a lui.